Bentornati agli amici di Quotidiano Net, parliamo di gossip con Chiara Barin, giornalista della nostra redazione di Quotidiano Net, che ci racconterà un po' le ultime notizie di questo settore sempre molto ricco, soprattutto in estate. Buongiorno Franca, buongiorno a tutti i navigatori. Buongiorno, cominciamo con un nome classico delle cronache rosa mondiali, Paris Hilton. Che cosa ha combinato in questi ultimi giorni la bionda ereditiera? Ma ci sono due notizie che la riguardano e che sono particolarmente interessanti. E la prima è riportata dalla stampa americana che l'ereditiera sarebbe in cerca di un titolo nobiliare. Potrebbe o acquistarlo, e in questo caso sarebbe disposta anche a sborsare 1 milione di euro, oppure un'altra strategia potrebbe essere quella di sposare un rampollo, un nobile rampollo, e quindi per acquisire il titolo, diciamo, attraverso un matrimonio tra virgolette di interesse. E Hilton ha fatto anche dei nomi, compreso qualche nobile casato italiano, giusto? Sì, è molto affascinata dall'Italia e le piacerebbe assumere il titolo di Marchesa di Frescobaldi, quindi insomma questa potrebbe essere una delle alternative, ma guarderebbe anche ad altri casati europei. Ecco, mentre Paris decide come nobilitare il suo futuro, però ha un presente in cui cerca di combinare qualcosa anche nello show business. Esatto, e potrebbe sfondare, o almeno questa sarebbe il suo proposito, nel mondo della musica, grazie a un duetto con il fidanzato, che è il frontman dei Good Charlotte, Benji Madden. E di questo fidanzato lei dice che è bravissimo, che è incredibile sia come cantante che come compositore, e per questo ha chiesto il suo aiuto per la realizzazione del suo album. Bene, lasciamo Paris sicuri di ritrovarla prossimamente e parliamo invece della love story, vero o presunta, che si sarebbe sviluppata alle Olimpiadi di Pechino, niente poco di meno che con Ronaldinho protagonista. È andata così, avrebbe trovato l'amore giusto in un albergo a Pechino, ma la fortunata avrebbe rifiutato la mano del campione brasiliano. E chi è la fortunata? Si tratta di una collega, sì, perché è una calciatrice, la calciatrice svedese Joanna Almgren, che tuttavia è già fidanzata con il suo Adam, che l'aspettava ovviamente in Svezia. L'incontro tra i due si è sviluppato, come detto, appunto in un albergo, l'albergo degli atleti. Lui sarebbe stato colpito dalla bellezza svedese e proprio un amore a prima vista, e avrebbe quasi subito chiesto la mano, che lei elegantemente ha rifiutato. Ecco, finiamo invece parlando di una coppia di casa nostra, una coppia italiana, sempre legata in qualche modo al mondo del pallone. Lui è Billy Costacurta e lei è Martina Colombari. Che cosa ci raccontano? Voglia di maternità per Martina Colombari, che vorrebbe avere una bimba, non subito però, è nei suoi progetti. Quindi ha già avuto un figlio da Billy Costacurta, Achille, che ha 3 anni, ed è impegnata più che mai nella sua carriera di attrice. Lui è un mammo perfetto, afferma la Colombari, poiché ha anche rifiutato la panchina del Pisa per stare vicino alla famiglia. E lei è reduce appunto da una nuova esperienza televisiva, ha interpretato il primo ruolo drammatico, andrà in onda presto su Rai 1 la fiction Fidati di me, in cui lei appunto interpreta una donna fredda per quanto riguarda i sentimenti. Benissimo, noi ringraziamo Chiara per tutte queste informazioni. Grazie Franca, grazie a tutti voi. Arrivederci, a presto.